Buongiorno a tutti, è un po' che non faccio dei video, quasi un anno, e l'ultimo che ho fatto era sulla guerra ucraina, e quindi voglio tornarci perché è passato un anno ormai, proprio perché la previsione che feci è stata completamente sbagliata, cioè prevedevo che la guerra sarebbe durata poco, perché la Russia aveva delle disponibilità maggiori ovviamente di questo paese che per quanto abbastanza popoloso non ha i mezzi militari della Russia. E il mio è stata una previsione sbagliata assolutamente, il video è ancora lì ovviamente, però diciamo che la mia previsione è stata quella che non sono stato l'unico a avere questa previsione, il primo tra tutti, primo tra gli altri è stato Putin a avere questa visione. Cioè Putin ha invaso l'Ucraina sperando e credendo, e avendo forse anche delle motivazioni, pens di pensare che l'avrebbe vinta in capo a un mese o qualcosa del genere, ottenendo quello che ho detto in un altro video, cioè un governo amico in Ucraina e probabilmente o una forte indipendenza, un'autonomia della Donetsk e le altre regioni o addirittura l'indipendenza. Su questo argomento se ne sono, ovviamente, forse Putin in questo si è dimostrato un uomo politico del secolo scorso, cioè non ha considerato che oggi è più difficile fare una politica di potenza che sta cercando di fare la Russia. E che quindi sarebbero intervenute nonostante la Russia è un ente politico internazionale di comunque di grosso peso, ha il veto all'ONU, eccetera. Non ha considerato comunque questa reazione da parte dell'Occidente molto forte. Non dico che do ragione a Putin, ovviamente, dico solo che ne capisco le motivazioni. La Russia è dal 1990 in una situazione di difesa, di perdita continua di quello che era il suo status di superpotenza e con grande difficoltà era riuscita comunque a riconquistare alcune posizioni a livello soprattutto economico all'inizio del 2000. Che cosa è successo recentemente? Che la NATO si è avvicinata sempre di più alla Russia, che non vuol dire che è illegale o altro, è una situazione geopolitica, però la Russia è comprensibile che si è sentita sempre più avvicinata. Quello che è successo in Ucraina è niente più niente meno quello che è successo a Cuba negli anni 60. Prima Cuba si è creata un governo diverso da quello che poteva piacere agli Stati Uniti, poi addirittura i russi ci hanno messo i missili, erano uno stato indipendente, gli Stati Uniti non sono stati d'accordo e tanto hanno fatto, tanto hanno detto che prima hanno cercato di invaderla, poi comunque sono riusciti a impedire che ci fossero i missili russi, che da un punto di vista di politica estera di Cuba era legittimo, era sul suo territorio. Quindi non sto dando ragione alla Russia, sto solo dicendo che quello che sta facendo la Russia non è così diverso da quello che hanno fatto altri paesi. Allo stesso tempo bisogna vedere che la Russia adesso si trova impaludata in una situazione imprevista, che forse magari un po' si poteva prevedere, che è simile a quella che ha avuto l'Unione Sovietica in Afghanistan, 10 anni di Afghanistan, buttati via i soldi, morte delle persone e non si è concluso praticamente nulla, e similmente a quello che è successo agli Stati Uniti in Vietnam. Cioè ci sono queste potenze che hanno delle grandi possibilità, gli Stati Uniti ovviamente prima di tutti, ma anche le potenze un po' più limitate come la Russia o altre, che si vanno a impaludare in queste situazioni nel momento in cui si sentono non tanto minacciate nel loro territorio, ma comunque di perdere quella che è la loro area di influenza. Ed è evidente che la Russia considera tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica sua zona di interesse geopolitico, cioè casa mia. Nel momento in cui l'Ucraina decide di andare con l'Europa, decide di entrare forse nella NATO, eccetera, non è così strano che scatti un meccanismo di ansia da parte della Russia. Poi i metodi con cui si è voluto agire per evitare questo, che poi sono stati anche non ottimali, perché vediamo la situazione, siamo in una guerra che continua a durare da parecchio e non si sa come andrà a finire. Perché presumo che ci sia ancora allora a questo punto 6 mesi, un anno di guerra, con i risultati che non saranno probabilmente quelli che voleva la Russia. Detto questo, io ho visto un sacco di polemiche di metra pensée, ho visto anche l'ottimo o il buono Dufer che discuteva con sempre buonissimo anche lui, Odifreddi, e sembra però che chi non è a favore degli Stati Uniti per forza deve essere a favore della Russia, e questo lo riprende anche Odifreddi, non è così. Non è che riconoscere che la Russia ha delle motivazioni vuol dire essere a favore della Russia, non è che dire che forse l'Ucraina, comunque aiuti militari all'Ucraina,
Certo che è un paese aggredito, ma ce ne sono tanti. Cerchiamo di capire perché in questo caso ci ha importato così tanto. Gli ucraini valgono di più di altri paesi? Questo è il discorso. Oppure ci sono gli interessi per cui l'Ucraina è bene aiutarla perché si deve contenere un paese in particolare. Ecco, poi notavo in Dufer che sentivo dire che Odifreddi o altri, insomma, credo fosse riferito anche a lui, fanno i pacifinti per vendere i loro libri. Io non credo che Odifreddi sostenga né con la Russia né con l'America per vendere i suoi libri. Credo che sia una sua posizione legittima, dal mio punto di vista penso sia onesta, sincera soprattutto, che poi può essere sbagliata, siamo d'accordo, ma non, questa cosa di dire gli altri sono sempre mossi da moralità, da secondi fini, no? Non si capisce. Perché io non sono d'accordo con Santoro, con Rossini, che su quello sono d'accordo, sono posizioni sostenute in maniera scomposta, insomma, e si nota anche dal mio punto di vista, lì forse quello che dice Dufer, il tentativo forse di utilizzare questa cosa per farsi notare più che altro. In Odifreddi questo non lo vedo. Io stesso sinceramente penso che la Russia abbia le sue motivazioni per aver agito in certa maniera. Ovviamente l'aggressione è sempre aggressione. Ok, però è più complicato di così, cioè vale per la geopolitica quello che vale per le persone, la ragione non è mai tutta da una parte sola, non dico che sia 50-50 perché è evidente che c'è uno Stato che ha aggredito, la Russia ha aggredito vari paesi, la Georgia, se ricordo la Georgia, ma mi pare anche un'altra realtà intervenuta, perché ha la forza di far valere le sue ragioni e le fa valere, cioè come fanno gli Stati Uniti, come ha fatto la Cina quando si è inghiottita il Tibet senza farsi tanti problemi. Non è che ci sia la ragione in questo, c'è la forza di una geopolitica che si muove in certo modo ancora oggi, nonostante tutto. Bisognerebbe però soppesare tutte le cose. Detto questo, poi, al di là delle ragioni torti, vediamo che Putin, se vogliamo vedere una cosa reale, è che ha fatto male i conti. Perché fino adesso è riuscito a prendersi quello che voleva, anche la Crimea stessa se l'è inghiottita senza grossi problemi, senza sparare un colpo. Adesso la guerra in Ucraina è diventata un problema e forse, anzi, lo è sicuramente anche per noi, perché ne paghiamo le conseguenze, dove per gli ucraini e quello che succederà, io presumo che durerà altri 6 mesi, un anno, sperando che stermini, perché il problema è, con questo concludo, di tutti quelli che vogliono, di quelli onesti che vogliono la pace, i sinceri che vogliono la pace, è che si rendono conto che un prolungare uno stato di guerra è sempre una grande incognita, perché si dice che quando si va in guerra si sa sempre da dove si parte, ma non si sa mai dove si va a finire, perché qualunque previsione, anche per chi vincerà, non sono mai quelle che uno aveva previsto. Non dimentichiamoci che a noi la prima guerra mondiale, che l'abbiamo vinta, ci ha regalato 20 anni di dittatura e l'avevamo vinta. Quindi anche vincere una guerra non è molto, non è solo positivo, figuriamoci perderla. E la guerra in generale è un'incognita pericolosa perché non sai mai dove vai a parare. Grazie per avermi seguito dopo questo anno e al prossimo video.